un altro brevetto simile ce l'ha l'Italgas, sono depositarie queste due società dei più importanti brevetti mondiali degli apparati di pirolisi, che significa conferire qualunque tipo di rifiuto, bruciarlo al chiuso, cioè senza emissione neanche di anidride carbonica. Quello dell'Italgas butta fuori un po' di anidride carbonica, questo dell'Ansaldo non butta fuori neanche anidride carbonica, che significa rifare tutto il sistema energetico italiano. Se noi produciamo 2.000-3.000 di questi apparati, la cui economicità non deriva dalla loro ampiezza, perché possono essere relativamente piccoli, ma dal loro numero, noi diventiamo competitivi a livello mondiale rispetto a questa tecnologia. È chiaro che lì si fanno i soldi e non si fanno più le perdite. Certo, se questi stanno lì così a pretendere di vendere merci o servizi che non hanno più mercato, è ovvio che poi o falliscano o accumulino i debiti. Ultimissima cosa, l'Unione Europea. L'Unione degli Stati Europei è un'altra bufala, consentite. Quello che si può fare è, seriamente, una confederazione di stati sovrani, sulla base non di un nazionalismo aggressivo, no? Francesi contro tedeschi, tedeschi contro italiani, italiani contro austriaci, no, ma applicando il principio del Trattato di Westfalia che ciascuna Stato sovrano, ciascun sovrano, cioè chi non riconosce un superiore, però deve fare in modo di ottenere dal vicino e assicurare al vicino quello che vorrebbe per se stesso. Questo è un principio del Trattato di Westfalia che potrebbe consentire all'Europa, attraverso il modello della Confederazione, di riprendere i grandi ideali dei nostri padri e dei nostri nonni in campo europeo, che oggi sono assolutamente traditi da quello che sta avvenendo a livello di queste euroburocrazie irresponsabili. Grazie.